Ritratti di famiglia. Episodio 4. Marsili e la casa delle scienze. Questa statua in terracotta della collezione Marsili proviene forse da un deposito votivo nei pressi di Veio, scavato nel 1699, molto diffuso in Lazio e Campania. Fra l'inizio del V e il II secolo a.C., questi ex voto erano legati a culti salutari. Luigi Ferdinando Marsili, dopo un primo interesse per le scienze naturali, si indirizza a una carriera militare diplomatica alla corte di Leopoldo I di Asburgo. L'idea che unifica il suo essere soldato e uomo di scienze è che politica e arte della guerra debbano fondarsi su una solida conoscenza geografica, storica e antropologica dei territori. Al servizio dell'imperatore dal 1682, durante le prime operazioni contro la minaccia turca sul fronte orientale dell'impero, fu ferito e fatto prigioniero dai turchi. Marsili seguì in veste di servitore in una rivendita di caffè interna all'accampamento, l'esercito turco fin sotto alle mura di Vienna. Divenne così testimone dal campo avversario del grande assedio del 1683 e della sconfitta del gran visir Kara Mustafa. Grazie al pagamento di un riscatto, tornò libero e al servizio imperiale, continuando a raccogliere materiali e a compiere osservazioni naturalistiche. Fra il 1711 e il 1714, abbandonata la carriera militare e donate alle città le sue raccolte, Marsili spinse il Senato bolognese alla creazione dell'Istituto delle Scienze, che ebbe sede in Palazzo Poggi. Dotato di laboratori e officine, divenne uno dei luoghi in cui avrà maggior sviluppo la scienza sperimentale settecentesca, ammirato in tutta Europa. Nell'istituto trovano casa anche stanze museo, sia per i campioni naturali che per gli oggetti di archeologia ed arte. Deposta la pretesa di descrivere il mondo, i musei con le loro serie ordinate di oggetti divengono strumento di indagine, di sistemazione e conservazione delle conoscenze acquisite, con il medesimo rigore e la medesima metodologia delle scienze naturali. Marsili, le sue avventure e le sue meravigliose collezioni vi aspettano in museo.